Ora, Crocodile, forza! Finché Sanji non ci chiama, siamo tranquilli. Signor Smoker, cosa dovrei fare ora? Lascia a te la decisione. Fai come vuoi. Come? Cosa intende dire? Segui i tuoi ideali di giustizia. Segui i tuoi ideali di giustizia. Mi prendo io la responsabilità di ciò che accadrà. Tashiji, guarda bene come finirà questo regno. Sai, sia che si estingua, sia che sopravviva. In un passaggio d'era capitano sempre cose come queste. Signor Smoker. Ai vostri ordini, sergente maggiore. Dovete proteggere i pirati di Cappello di Paglia. Che tutta la squadra si prepari alla partenza. E Tashiji è in. E quindi noi la useremo subito. Mentre andremo a sconfiggere il signor Crocodile. Ma dobbiamo correre prima che scappi via. Perché anche questo è un evento a tempo. Crocodile tra un po' si romperà i maroni e andrà via da qua. Quindi dobbiamo correre. Ecco, e Sanji ha bisogno di aiuto. Vedete perché ho aperto il territorio? Ora dovremmo far fuori il signor Crocodile in frettissima. Non lo vedo più, eccolo. Non sarà facile farlo, vero? Non ho neanche l'alleato. Ecco, appunto. Pattume. Sarà qualcosa di incredibile. Mi scapperà Sanji, vero? Veloce, Tashiji, caricati, ti prego. Brava, Tash. Ok. Spero di colpirlo. No, è scappato. Sì, l'ho preso. Dannazione a te, al sabre. Dai, che così gli facciamo male. Dovrei batterlo in fretta. Forza, forza, forza. Veloce, Namizu, brava, Namizu. Corriamo da Sanjito. Veloci. Salverò anche Sanji. Ce la farò. Ce la farò, lo salverò. Sicuro. Ce la devo fare. Corri, Nami, corri. Devi salvare Sanji. Lui ti salva sempre. Ora tocca a te. Forza. No, dannazione. Ragazzi, questo è successo perché sto usando Nami. Se voi aveste usato o Sanji o Zoro, avreste avuto un alleato in meno da salvare. Quindi ce l'avreste fatta. Sicuramente. Aprendo il territorio lì in mezzo, ce l'avreste fatta. Ed ecco Sanji che deve affrontare il fiero Vonklai. Eccoci qua. Ehi, levati! Chi sei tu? Il mio nome è Sanji. Sono uno dei migliori cuochi di questi mari. Un cuoco? Un cuoco non dovrebbe sfidare un'organizzazione segreta. E in effetti. Non sei l'unico ad avere segreti. Oltre ad essere un cuoco, sono anche un pirata. Occhio per occhio, vuoi dire? Esattamente. Lasciate questo regno. E è arrivata pure Robin nel frattempo. Ok, dobbiamo fare in fretta. Dov'è Mr. Chu? Non lo vedo. Dov'è Vonklai? Zoro, vieni qua subito. Eccoci qua. Non è... Eh sì, è qua. Ai ai ai, scappo, scappo, scappo. Però non ho bloccato lui, vero? Fattume. Come vi dicevo, ragazzi, se scegliete uno l'altro scappa, è inutile. Cioè, è proprio matematico. È proprio matematico. Bisogna fare in fretta, però. Ma com'è melodrammatico?
さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。 ライバルとの友情の証、アチシ。 se lo merita. Concordo. Decisamente. Il problema è che così sia Zoro che Sanji partono a combattere contro i loro rispettivi nemici e quindi viene un casino. Che entrambi perdono, è quello il problema. Quindi dovete proprio... cioè, avremmo potuto farcela se ci fossimo spicciati di più, ma non è andata così. Vabbè, fa niente, tanto questo non influisce sul compimento degli obiettivi, ok, non c'entra se scappano i nostri alleati. Ora, pensiamo a prendere S e a completare tutti gli obiettivi che ci verranno dati d'ora in avanti. Dov'è Pluton? L'arma ancestrale più devastante al mondo, tanto da essere chiamata Dio, deve essere nascosta da qualche parte in questo regno. Parla. Un'arma? Non ne so niente, in questo regno non c'è niente del genere. Certo, so bene anch'io che si tratta solo di una mezza leggenda. Comunque, riguardo alla piazza in cui stanno combattendo gli abitanti del regno... una potente bomba colpirà, proprio lì, a un orario stabilito. Una bomba in grado di spazzare via qualunque cosa nel raggio di 5 km. Allora, cambiamo la mia domanda. Dove sono i Pony e Griff? I Pony e Griff? Sono nel tempio funerario. Adesso che te l'ho detto, ferma subito la bomba. Chi ha fatto una promessa del genere? Mi sa che è meglio per te fuggire, anche da sola. No, io sono la principessa di questo regno. C'è ancora tempo, vedrai che fermerò quella bomba. E ora corre da Rufy, vero? Rufy! Giusto? Tashi Tashi, facciamo un po' di Kizuna Kill, va. Ok. Che bello quell'attacco lì col cazzotto, con la molla, è fighissimo. Ok. Cioè, è qualcosa di odiosissimo, potevano evitare di farglielo dire ogni 3000 volte in un secondo, tipo. Madonna, che figata è questo attacco? Quanto fa Will Coyote quel cazzotto con la molla? Ok, velocemente conquistiamo qua e poi andiamo a far fuori gli altri membri della Baroque Works. Avete sentito? Cioè, veramente, me era necessaria una cosa del genere. Ma perché? Oddio. Va che bulla che è Tashiji. Tiè! Cioè, poverina, non sa neanche lei cosa sta dicendo. Aia. Mamma mia, molla, maledetti cosi. Tutti alleati, vero? Sì, devo andare a battere sti tizi. Stavo perdendo tantissimo. Vabbè, tu morirai con dolore. Perché io può... Yeah. È ancora vivo. Maledetto. Dai, l'avevo schivato, cosa stiamo dicendo? Stavo schivando tutto io. Dai, dannazione, sta cosa Crocodile. Sta cosa Crocodile. Ok. Forza. Forza ragazzi, dovete batterli in fretta però, perché io non ho molto tempo. Devo andare a battere Crocky. Dai però. Forza, forza. Via da qua. Guarda come scappano questi. Vai Tash. Tash, maledizione. Ok, via, 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 via. Ce n'è ancora uno. E madò, è là in fondo. Ma è lontanissimo. E l'hanno battuto, perfetto. Chi l'ha battuto? Chiunque sia stato, grazie. Ok, ora devo andare là. Questi vortici, grazie. Crocodile, hai rotto tu i tuoi vortici. Tra l'altro, ragazzi, sto morendo e non me ne sono accorta mai. Stare molto attento, ecco, stavo per dire, devo stare molto attenta dove metto i piedi. Ok. Fatto. Che qualcuno mi dà un po' di vita, per favore, no, eh? No, mi lanciate le palle di cannone, grazie mille, è uguale.
Grazie mille per le palle di cannone. Ecco fatto. Perfetto. Calma, Bibi Yamete, calmati. Oh mio Dio, ma calma, ci pensiamo noi, tranquilla. Tranquilla. Tranquilla, ci penso io se non muoio prima. Tranquilla. Che se ci fosse qualcosa da rompere, magari c'è dentro vita. Ecco, oh là, che bello. Quando le cose vanno come devono andare, che bello. Ma stai buona, ci pensiamo noi, non ti preoccupare. E la miseria, ma gli parte un'embola sta donna. Con calma. Lascia fare a noi, tranquilla. Che figata è quell'attacco. E così questi sono i pony e Griff, eh? Nico Robin, forza, leggimeli. La più devastante arma militare al mondo, il Pluton. Dimmi se esiste o no. Non ne parla. Queste sono solo cronache storiche. Cosa? La parola Pluton non compare nemmeno una volta. Capisco, peccato. Mi sei stata molto utile finora, ma ti ucciderò qui. Non scomporti, mi raccomando. Se io ti avessi portato nel posto del Pony Griff, tu mi avresti dato le informazioni sull'arma. Questi erano i patti. Ma tu non hai mantenuto la parola. I Pony Griff non menzionano nemmeno del Pluton. Se queste sono le tue intenzioni, anch'io ho le mie contromosse. Mettermi in un angolo e sperare che qualcuno mi salvi. No, stavo dicendo. Questo fa, non è che va molto, lei muore praticamente in un angolo e aspetta Ruffy. Abbiamo già caricato Tashiji, quindi possiamo andare benissimo col nostro Kizuna Special. Eccoci qua. Ora, se abbiamo fatto tutto correttamente, dovremmo prendere tutti gli obiettivi, battendo lui col Kizuna ovviamente, e mancare solo quelli degli eventi tesoro. Perché non mi lacca... Ah, eccolo. Ora, Crocodile, tu devi morire, lo sai benissimo. No, basta con sti vortici. Basta, hai rotto quei vortici. Basta vortici. Top, via qua. Basta vortici. Ecco fatto. Ah, via da in mezzo. Via da in mezzo, via. Ok. Lontano da in mezzo. Vado. Maledetta a te e alla tua sabbia. Pattume Iroja. L'odio per Iroja, ragazzi. L'odio per Iroja. Ci sono paramiscia fighissimi, ma Iroja proprio sono odiosissimi. Non sto colpendo mai perché volevo chiamare gli alleati. Ecco, bravo Rufino, vai così. Ti è. Forza, ragazzi. No, non ho fatto in tempo. Via via Sabro. Ok, non l'ha fatto. Ok, fermo lì. Kizuna. Ciao ciao Croki. Yay. Sembra una pupù gigante però così, Rubber. Cosa ci fai sulla nostra nave? Sapete cosa sarebbe successo se non fossi stato sulla vostra nave adesso? Probabilmente l'avrebbe confiscata la marina. Quindi tu hai protetto la Going Merry dalla marina? E come mai? Perché siamo amici!
Bisogna andare via da qui, svelti! Tu vai se vuoi, noi dobbiamo restare. Andiamo a prendere i nostri compagni. Rimanete per i vostri amici. Allora nemmeno io, Von Clay, scapperò. Mentre li distraggo, voi approfittatene e andate dai vostri amici. La virilità può darsi che non viva né come uomo né come donna, ma vivo come persona. L'ovvietà. Se muoio, la nostra amicizia sboccerà. Questo andava sentito, detto da lui, perché sennò non rendeva. La figaggine, ragazzi, adoro questo personaggio. Non ti dimenticheremo mai, per tutta la vita. Fu una breve avventura. Viaggiammo su un mare oscuro in cerca di disperazione. E incontrammo una nave in mezzo a una scura tempesta. Quella nave mi diede una spinta da dietro e disse: tu non vedi quella luce? E disse, questa frase non è un po' ambigua? Vabbè. Senza opporsi al mare, la sua prua continuava ad avanzare, anche col vento a sfavore. Poi indicò e disse, hai visto la luce? Per la storia tutto ciò rimarrà solo un'illusione, ma per me era la realtà. E poi presi una spinta da dietro. Scusate quella frase. Ehi voi! Eccola, è arrivata! Torniamo alla nave, presto! Ci sono anche i Marine! Sono venuta a dirvi addio! Che cosa hai detto? Non posso venire con voi, ma vi voglio ringraziare di tutto! Vorrei continuare le nostre avventure, ma io amo questo paese. Per questo non posso venire. Va bene. Io... La X è buona come segno. Giusto, Bibi? Bella, vero? Sì, lo penso anch'io. Disegna qualcosa, qualunque cosa. Non è quello il problema. Benissimo. Io rimarrò qui, ma quando ci rincontreremo mi chiamerete ancora compagna? Ma certo, quante volte... Fermo, non rispondere, i Marine sapranno di Bibi. Se scoprono che è legata a noi, diventerà una criminale. Dobbiamo andarcene, in silenzio. Qualunque cosa succeda, d'ora in poi questo segno sul braccio ci appartiene. E così abbiamo salvato anche Alubarna. Perfetto! Temevo un po' per le Kizuna Kill, molto probabilmente sono 1500 al pelo. Ero molto preoccupata, sinceramente. Ok. E se abbiamo fatto tutto correttamente dovrebbe mancare solo l'evento tesoro. Chi è questo qua sotto? Ecco fatto. Abbiamo sacrificato l'amico Sanji per una buona causa. E nel prossimo episodio di One Piece Pirate Warrior 3 ci sarà l'uomo da 100 milioni di berry. Io come sempre vi saluto, vi chiedo like e commenti al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata.